Benvenuti, eccoci, siamo in diretta con Mamma Mia. Che settimana, in questo martedì 7 di febbraio. Innanzitutto grazie, perché so che ci state seguendo, continuate a mandarci mail, continuate a fare così perché ci fa solo piacere. Mail, Facebook, telefonateci, insomma i nostri contatti poi ve li diamo. Sapete che siamo in diretta anche proprio per sentire voi, le vostre opinioni, i vostri commenti, le vostre telefonate, potete intervenire. Quindi fatelo perché siamo qua apposta. Come tutti i giorni non sono sola, con me Piero Biondi. Ciao Piero. Ciao Camilla. Laura Sidoni. Ciao Laura, buongiorno anche a Simone Spezia, Lorenzo Fantini, il nostro chef, il forum dei genitori e nonni oggi. E poi c'è un ospite che è Carlo Trionfi, psicologo dell'età evolutiva. Buonasera. Ciao Carlo, buongiorno. E insieme a lui cercheremo di capire i diversi aspetti appunto di un'età così difficile. Ma dato che siamo in periodo di open day, nel senso che stiamo cercando di capire a che nido mandarli, oppure a che materne mandarli, oppure anche le iscrizioni alle elementari sono aperte, quindi stiamo cercando insomma di valutare il futuro dei nostri figli. Però oggi ci concentreremo in modo particolare sull'asilo nido. Asilo nido sì, asilo nido no. In modo particolare mi ha scritto Ignes, che dice: mi ritrovo a dover decidere adesso per il futuro del mio bambino, che ha un mese. Io il prossimo settembre rientrerò al lavoro e sono combattuta tra due alternative: iscriverlo al nido o affidarlo a una tata, perché i nonni sono un po' anziani, farebbero fatica a tenerlo tutto il giorno. Voi che consiglio mi dareste? Come sapete, se ci state seguendo è perché siete probabilmente genitori, ci sono proprio due scuole di pensiero rispetto a questa cosa. C'è chi pensa che mandarli all'asilo nido prima li butti nel mondo, quindi giù de dos, forza, anticorpi, devono imparare subito a stare nel mondo. C'è chi invece tende un po' a tutelarli, a proteggerli di più e quindi a tenerli a casa. Probabilmente, come spesso nei temi che noi trattiamo, non c'è la verità scritta sulle tavolette di Mosè? Era Mosè, ecco, che no, chiedo perché in questo momento di panico. E quindi non c'è la verità, però cercheremo di capire qual è l'opinione, lo chiederemo anche a Piero, però vorrei sentire anche veramente voi da casa. Iniziamo ovviamente con il nostro forum, perché dall'esperienza di vita ci piace partire. Maria Luisa, allora, asilo nido sì, asilo nido no, quali sono le controindicazioni? Allora, io dico asilo nido ni, nel senso, il mio primo figlio l'ha mandato a lì. Così è comodo, ni, è allora... troppo comodo. No, sì, però a 2 anni, ti do già, diciamo, la fase finale. Il mio primo figlio l'ho mandato a 12 mesi, però ho notato che era un po' piccolino, nel senso che ho dovuto pagare nido e tata, perché era sempre a casa malato. Quindi col secondo figlio ho preso un'altra decisione, ho scelto molto bene la tata e l'ho lasciata a casa con la tata fino all'anno prossimo. Fino alla materna? Fino all'anno prossimo, fino ai 2 anni, cioè credo l'ultimo anno glielo vorrei far fare. Perché comunque l'ingresso un po', la preparazione anche alla materna. Quindi sì, ma non da troppo piccoli. Sì, ma non da troppo piccoli. Tu hai avuto un'altra esperienza diversa? Sì, siccome anche dalla mia cultura togolese staccare il bambino così presto dalla madre non si usa, quindi non mi era neanche venuta spontanea, mi spiaceva, siccome non parlava ancora, non mi potrebbe raccontare quello che è successo e non ce l'ho mandato, me lo sono tenuto fin quando ho potuto, anche lavorando, trascinandomelo indietro. Beh, questa è una gran fortuna, potersi portare il bambino sul lavoro. Ricordiamo che non tutti possono, sì. Anzi, è un problema grande che c'è in Italia, che andrebbe affrontato, che non ci sono nursery per le donne che lavorano, ed è un tema molto serio che però già chiudo, perché sennò ci porto da un'altra parte. Voglio sentire da nonno Stefano, perché appunto nella scorsa generazione, quindi i nostri genitori, non sono andati all'asilo nido, non esisteva, corretto? Microfono. Certo, questo era dovuto anche a un modo differente di interpretare e di vivere l'attività lavorativa. E anche la famiglia, però. E la famiglia, nel senso che era meno frequente che la moglie lavorasse,
il carico lavorativo spettava più al marito, certo, per cui il bambino si poteva scegliere se tenerlo a casa oppure mandarlo all'asilo, a scuola, quindi però non al nido. Era una scelta al nido, cioè, parliamo, certo. Al nido. Era una scelta che i genitori compivano a seconda della loro evoluzione culturale. Oggi no, oggi è necessario, se possibile, che i due genitori lavorino entrambi, magari, e se non lo fanno nascono altri problemi. Esatto. E quindi l'asilo nido diventa una sorta di rifugio, di necessità, di esigenza, per cui non si sceglie più, ma si fa di necessità virtù. Ma anche perché, diciamoci la verità, Stefano, e mi rivolgo a nonna Silvana, i nonni di oggi, sembra veramente, adesso mi pesterete, ma non sono più i nonni di una volta, sembra un luogo comune, però è vero, cioè guardate nonna Silvana, sono finiti con le mezze stagioni. Sì, insomma, diciamo. Allora abbiamo finito le mezze stagioni, non ci sono più i nonni di una volta, però guardate nonna Silvana e vi rendete conto cosa stiamo dicendo, cioè io mi ricordo la nonna Antonietta con i bigodini, adesso sono delle bellissime donne giovani che giustamente hanno la loro vita, quindi mi sa che non siete neanche lì così a tappetino a pelle di leone per i vostri nipoti, o sbaglio? Infatti no, cioè io sono disponibilissima anche con i bambini quando erano molto piccoli, mi sono data disponibile per il mio primo nipote, però voglio dire non un impegno giornaliero assolutamente, non il giusto potuto e non potrei. Il giusto ma non troppo. Ecco, sì. Non siete più, diciamo, i nonni normale che sostituiscono i genitori che magari c'erano. Sì. Due generazioni fa. Simone. Anche la generazione dei miei figli, per esempio, il nido c'era, non c'era o c'era molto, c'era poco. E invece adesso. Adesso fate la vostra vita, burracco, cose, shopping. Io li conosco. I nonni di oggi, Simone. No, veniva anche sottolineato nipoti, prima. Però, anche i nipoti. Veniva sottolineato prima, secondo me, non a caso, l'aspetto economico del nido, perché in Italia gli asili nido, come sappiamo, costano oggettivamente un patrimonio. Allora, mettiamo il caso di avere due figli molto ravvicinati, come è stato il mio, per esempio, ad un anno e mezzo di distanza. Volendo metterli tutti e due al nido è il costo di una tata, quindi francamente tanto vale. Certo. Allora, invece volevo chiedere, prima di rivolgermi a Carlo Trionfi, voglio sapere velocemente da Piero quali sono i pro e i contro di mandare un bambino al nido. Allora, posto che il bambino per crescere si deve ammalare, quindi voglio dire la socializzazione precoce o la scolarizzazione precoce è quello che porta il bambino ad ammalarsi e quindi farlo crescere. Io quello che dico è questo: ci vuole sempre un po' più di buonsenso da parte dei genitori e cercare di sopportare meglio le malattie dei propri figli. Certo. Perché sai cosa succede? Io lo vedo nella mia pratica quotidiana. Al primo giorno di febbre vengo chiamato perché la mamma vuole il farmaco miracoloso che rimetta in piedi il figlio. Subito per poterlo rimandare. Ma quasi la malattia del bambino passa in secondo piano. Per quale motivo? Rispetto perché, al disagio di averlo in casa. Esatto, rispetto al disagio di averlo in casa, cosa ne faccio? Dove lo metto? Chi è che coinvolgo perché lui... Allora, dottore, mi dia subito qualcosa per rimetterlo in piedi. Allora diventa più un problema sociale, egoistico anche, esatto, forse un po' di noi che genitori. Del bambino. Il bambino per crescere si deve ammalare. E allora se i nostri tempi ci hanno portato a questa socializzazione o scolarizzazione precoce, è qualcosa che dobbiamo assolutamente gestire. Certo. In meglio. Carlo Trionfi, allora, spesso il bambino quando non va all'asilo nido viene affidato a delle tate. Spesso le tate in Italia, sante tate, sono straniere. Il fatto che possono parlare un'altra lingua è un bene, è un male, può far ritardare la parola del bambino? Specialmente col bambino molto piccolo, secondo me non è tanto la lingua specifica, no? O se parlano un'altra lingua o se parlano male l'italiano, ma bisogna vedere se sono tate che comunicano o tate che non comunicano. Quindi, come al solito, è la persona quella che fa la differenza. È la persona. Non è il passaporto. Il bambino ha bisogno, come prerequisito per il linguaggio, di innamorarsi della comunicazione.
Il bambino deve poter comunicare, deve poter essere gioioso nella comunicazione con l'altro. Se abbiamo una tata che non gli parla e che non parla con la mamma e che non passa i messaggi dal bambino alla mamma, questa cosa evidentemente non lo aiuta e non sostiene la comunicazione e quindi poi non aiuta il linguaggio. Ma questo può succedere con la mamma italiana o con la mamma straniera. Chiarissimo, è la persona che fa la differenza. Ti voglio chiedere una cosa, perché una volta ho incontrato tata Lucia in un dibattito radiofonico e lei mi ha detto: tu sei pazza a mandare al nido tua figlia perché tanto non serve a niente, prima di 3 anni un bambino non sa socializzare. Dato che io la penso in maniera diversa, ma sono una madre imperfetta e assolutamente ignorante e non va dato retta a quello che dico io, ma tata Lucia è un'istituzione, però mi sono un po' stupita di questa cosa, perché io vedo mia figlia a 2 anni e mezzo che socializza e come. Allora ti chiedo, è vero che un bambino in realtà non ha le capacità cognitive per socializzare prima dei 3 anni? Devo dire che se tutte le ricerche ci dicono il contrario, cioè ci dicono che i bambini fin dalla nascita sono dei bravissimi degli animali sociali, cioè dei bravissimi socializzatori, cercano di scegliere con chi stare, da chi farsi addormentare, da chi essere calmati, da chi farsi nutrire, e questo può essere la mamma. Oppure, come succede spesso nelle famiglie moderne, può essere la nonna, la tata, il compagno della mamma, la compagna del papà. Forse lei si riferiva al fatto che esiste questa cosa che si chiama gioco parallelo. I bambini non riescono a organizzare un gioco come i più grandicelli con i ruoli quando sono piccoli. Probabilmente si riferiva a quello. Ma per io carità, so solo che mia figlia all'asilo nido si diverte come una matta. Ma lei si riferiva probabilmente a questa cosa qua. Perfetto. Che è una tappa evolutiva. Era un dubbio che volevo togliermi io. Prenderei la prima telefonata per Piero Biondi. Pronto, buonasera, chi sei? Pronto, sono Maria da Latina. Ciao. Ho 29 anni, sono alla mia prima gravidanza, sono proprio all'ottavo mese. E allora, io sono madrelingua spagnola, mio marito italiano e mia suocera inglese. Ah però. Sì, e vorremmo appunto avere qualche dritta, qualche suggerimento su come far apprendere, se possibile, le 3 lingue a questa piccola che sta per nascere. Già, per me è molto importante che lei parli. Chiarissimo, beh, è un bellissimo regalo quello che andate a farle. Piero. Sì, buonasera, io credo che il mio collega possa rispondere meglio di me, ma comunque il parlare già aiuta il bambino a incamerare dati, va bene? Poi magari molto probabilmente parlerà un po' più in ritardo rispetto a un bambino però parlerà tre lingue. La cosa importante che si suggerisce in queste situazioni è che ognuno mantenga la sua lingua, cioè che il bambino possa essere abituato a parlare con la mamma la lingua della mamma, col papà la lingua del papà e avanti. Quindi non cambiare i ruoli. Non cambiare ruoli senza che questa cosa diventi una cosa eccessiva e rigida e che blocca la comunicazione familiare. Ma in linea di massima che lui sappia che la mamma parla una lingua e il papà ne parla un'altra. Questo come consiglio, ecco. Maria. Perfetto, sì. Siamo stati... Poi se ti può... Così, aiutare, sappi che io mi sono trovata nella stessa situazione e come vedi non ho problemi, ho moltissimi problemi a parlare l'italiano correttamente, però me la cavo e devo dire che sono cresciuta parlando spagnolo, italiano, inglese, ancora qualche confusione la faccio, però insomma, intanto mi sono portata a casa 3 lingue, non è male, stai facendo un grandissimo regalo a tua figlia, quindi non ti fare troppi problemi. Ok, perfetto. Questo è proprio consiglio personale mio spassionato, va bene? Ok, grazie. Grazie, ciao, buona serata, grazie mille. Allora, noi intanto voglio ricordarvi che proprio perché siamo in diretta potete contattarci attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso il sito, attraverso le telefonate. Simone Spezia tra un po' ci leggerà perché so che già stanno arrivando parecchi messaggi. Ci sono qua tutti i nostri ospiti che possono rispondere ai vostri quesiti, quindi mi raccomando, vi aspetto tra pochissimo dopo la pubblicità. Mamma mia, che settimana continua. I'm gonna want the child to be. Rieccoci, martedì 7 febbraio, siamo in diretta sulla 7D in compagnia vostra, in compagnia dei nostri ospiti, del forum e soprattutto dei vostri commenti e delle vostre domande che puntuali stanno arrivando. Sì. Simone. Allora, ne prendo una a caso. Sì. Loredana che ci scrive: vivo lontana i miei genitori, 1200 chilometri, i suoceri non si sentono di tenere i bambini. 2 bambini, una a 2 anni e mezzo ed uno un anno, vanno al nido parrocchiale, un salasso, ma dice il mutuo bisogna pagarlo, le bollette da mangiare, quindi bisogna lavorare.
lavorare e i piccoli al nido. Ci sono 3 o 4 messaggi che dicono questa cosa e purtroppo oggettivamente non ci sono alternative. C'è anche chi ci scrive come Simona, ha una bimba di 8 mesi, col mio marito abbiamo deciso, avendo una grossa fortuna, che fino a 3 anni la curerà la zia giovane e brava, cioè sua sorella, e poi successivamente naturalmente andrà a scuola. E ci scrive anche Mariella, un bimbo di 21 mesi e non va al nido per nostra scelta, io non lavoro e lo seguo molto, ad ottobre lo portavo in un nido che era anche ludateca un paio di ore, ma poi ho smesso. Questo è il quadro, molto equilibrato insomma, tra chi, come ci aspettavamo, tra chi li porta, chi ha deciso di portarli, chi ha deciso di non portarli. Sì, beh, poi va ricordato che a volte non è solo una questione di scelta, ma è una questione di esigenza lavorativa da parte dei genitori, della mamma, e quindi il nido deve essere per forza, perché vuoi perché i genitori, i suoceri sono lontani, vuoi perché non ci si fida di una tata. Cioè, ricordiamo che comunque, no, il nido è una buona struttura ed è una comunità sicura, con gente preparata che accudisce i nostri figli quando noi siamo al lavoro, giusto ragazzi? Mi rivolgo a voi. Sì, guarda, perfettamente d'accordo con quello che hai detto. Allora, invece, voglio farvi vedere questo video, che sapete che è un appuntamento fisso nella nostra puntata, sia quella settimanale, sia in quella sulla 7 la domenica, che racconta le storie di queste 3 mamme. Ve lo ricordo, sono 3 mamme molto diverse tra loro, ormai hanno partorito tutti e 3 e stanno vivendo la maternità in modo diverso, anche perché diverso è l'ambiente che le circonda. Le nostre 3 mamme. A piedi, che magari partorisco prima. Ecco. Come va? È bene, tutto bene. Non sento proprio. Ma ci vengo Io non sto ferma un attimo, faccio tante scale, siamo usciti anche questo weekend, siamo usciti la mattina e siamo tornati la sera. Niente, non succede niente proprio. Ansia, no, sono ormai abbastanza preparata, nel senso che comunque siamo arrivati alla fine, quindi prima o poi c'è, adesso insomma diciamo che non sto più nella pelle, cioè voglio proprio vederlo, ho voglia di vederlo, voglia insomma di vedere che cosa succederà. Per ora non abbiamo nessun segno che ci indichi di dover accelerare il travaglio, per ora. Quindi tutto a posto? Assolutamente tutto. Tutto a posto. Non dovesse succedere niente, e speriamo di no, a fine settimana probabilmente dovranno fare degli esami, una specie di pre-ricovero, perché poi sarà necessaria l'induzione al parto. James è stato davvero sorprendente. È molto premuroso con suo fratello. Mi chiede in continuazione se l'ho allattato o se gli ho cambiato il pannolino. È davvero, davvero fantastico. Ancora, papà? Ancora, eh? Lui vuole sempre giocare. È davvero un bambino vivace. La mia responsabilità è anche di fare con lui dei giochi da maschietti e di fargli vedere come si fa. Ma allo stesso tempo James vuole giocare a modo suo con i suoi dinosauri e i suoi trenini. James ora ha bisogno di qualche attenzione in più e io cerco di dargliele. Ne ha bisogno, davvero. E le esige. Oh, grazie. Deborah è una mia paziente da circa 3 mesi. È una gravidanza che è andata piuttosto bene. Tuttavia, a distanza ormai di pochi giorni dal parto, Deborah ha sviluppato una lieve ipertensione. Non sapevo se dirlo o non dirlo, perché appunto non sapevo se era una cosa, un fattore emotivo, o era veramente, poteva essere un caso di gestosi, quindi... Ero lì che non sapevo cosa fare, per quello che ci ho messo un po' a dirlo.
Ci ho messo quasi una settimana. E lei è brava a nascondere queste cose, e però l'altra sera non abbiamo potuto fare a meno e l'hanno ricoverata. Noi abbiamo considerato più prudente ricoverarla, perché il ricovero in questo caso serve per fare una diagnosi. Allora, andrei subito al nostro forum di genitori e di nonni, perché vorrei aprire una parentesi. È vero che stavamo parlando di nido sì, nido no, però questo filmato che abbiamo appena visto ci dà spunto per parlare anche di un'altra cosa fondamentale nella vita di una famiglia, ovvero quando si è già un figlio e arriva un secondo, come si gestisce le problematiche. Maria Luisa. Sì, io ho avuto la fortuna che il secondo è arrivato quando il grande aveva già 4 anni, quindi secondo me già questo aiuta. L'abbiamo preparato già durante la gravidanza per quel che si può con un bambino piccolo. E una cosa carina, secondo me, che è servita molto è stata quando sono tornata dal parto, dall'ospedale, abbiamo portato un regalo da parte del fratellino al grande. E lui è stato felicissimo ancora adesso, quel camion gigante gli ricorda la nascita del fratello. Lo ricordo. E l'ha accettato? Comunque sono tante piccole, questo è un esempio, però mi ha fatto tante altre piccole cose. Per Ma comunque accettare. Ha cercato di soffocarlo, di metterlo nel forno, no? Per fortuna no, è andata sempre molto insomma, bene. È andata bene, io mi aspetto di tutto. Cristina? Allora, le mie prime due figlie hanno 2 anni di differenza e sono nate lo stesso giorno, quindi per me il regalo per la grande è stato che le ho portato da piccola e non è da tutti. Sì, devo dire che è una sfortuna, una no, fortuna No, mi sono concentrata. Sfacciata. Sì, e non ha mai avuto gelosia la grande. Quindi lei è convinta che la piccola sia un regalo per lei in realtà? All'inizio, adesso beh, penso che si sia fatta 22 anni, penso che sia riservata delle altre idee. Qualcosa si è fatta, sì. Anche invece perché... poi la terza è nata 5 anni fa, quindi le altre due avevano 14-16 anni e non si è posto il problema della gelosia. Anzi, è la piccola che a volte è gelosa del passato, del mio passato di mamma con loro, però vabbè. Voglio sentire il papà, come affrontate sia Lorenzo che Simone, come affrontate l'aspetto gelosia? Ma io l'ho affrontato inizialmente con difficoltà, perché la mia figlia di mezzo è stata quella che con più fatica ha accettato l'arrivo del piccolo. E sicuramente la gratificazione, quindi fare regali attraverso il fratellino, ha funzionato molto, devo dire. Questo funziona molto. Diciamolo, compriamo sti bambini. Cioè, già le cose come stanno? Per me non ha funzionato per niente. Nel senso che abbiamo fatto lo stesso giochetto, il regalino, però non ha funzionato per niente. Tant'è vero che nei primi 6 mesi della piccola, che comunque come... o meglio, della seconda, ci siamo ritrovati talvolta, evidentemente l'abbiamo gestita malissimo, lui addormentato sulla soglia della nostra camera, cioè sdraiato per terra addormentato sulla soglia della nostra camera. Ma chiamate il telefono azzurro. E altre volte l'ho trovato col dito in bocca che mi fissa, cioè mi sono svegliato sentendo un respiro, era lui col dito in bocca che mi fissava. Evidentemente non siamo in grado di gestirla, perché adesso che è arrivato il terzo, gli altri due sono gelosi del terzo, entrambi. Quindi, ecco bene. Invece sono curiosa di sentire un'opinione della nonna Silvana rispetto a questa cosa. Secondo me è una cosa che aiuta molto, ha aiutato i miei nipoti, e coinvolgerli nell'aiuto che possono dare alla mamma. Possono dare alla mamma questo aiuto, tipo vieni, aiutiamo la mamma a fare il bagnetto, aiutiamo a cambiarlo, e vedo che tutti quanti quando vengono coinvolti nell'aiuto che possono dare si sentono un po' genitori, un po' responsabili, e pensano di poter aiutare in questo modo la gestione della famiglia. Comunque la gelosia c'è sempre. Io ho 8 nipoti e vicendevolmente sono a turni sempre. Va bene, prenderai un'altra telefonata. Pronto? Sì, buonasera, sono Daniela da Siracusa. Ciao Daniela. Ho 3 bimbi, e uno di 9 anni, uno di 2 anni e uno di 3 mesi. E il bambino di 2 anni, da circa 6 mesi, non mangia magari quando viene a pranzo a casa mia, perché il pranzo lo fa con i nonni, dove mangia regolarmente, mentre a casa è spenta, magari non finisce il pasto completo. Quindi non so come comportarmi, lasciarlo mangiare a casa dai nonni oppure portarlo a casa
a casa mia e quindi mangiare giornalmente con noi. Beh, mi sembra una domanda più psicologica che virerei verso Carlo, quindi è un atteggiamento. Grazie. Forse anche un po' di, mi sembra, di protesta o di comunicazione. Sì, sì. I bambini trovano queste maniere per protestare, per lamentarsi. D'altro canto i bambini si protestano, si lamentano e questo fa parte della vita. Io credo che una cosa fondamentale è, da parte della mamma, di non offendersi, di non prenderla come una sul personale, no? E quindi di non reagire tipo la ritiro dai nonni, lo prendo io, lo tengo con me e adesso tu devi mangiare e ti fico il cucchiaio in bocca. Ma bisogna girare l'ostacolo, come sempre si fa con i bambini piccoli. E quindi, va bene, lasciamolo un po' dai nonni finché non si riprende e cerchiamo altri modi con la mamma per riprendere una relazione. Magari una relazione privilegiata, magari, non lo so, invece di mangiare insieme, che sicuramente è un momento centrale, fondamentale. Però, per quel mese lì, facciamo un disegno insieme tutti i giorni alla stessa ora, che non è quella del pasto, ma è un altro momento in cui ci si dedica al proprio bambino nutrendolo attraverso un'altra modalità. Io credo che in questa maniera riusciamo a arginare la cosa, a mediare e poi a far ritrovare l'appetito al nostro bambino anche. Probabilmente senza neanche farglielo, cioè farglielo sapere, non se ne accorgerebbe neanche il bambino così. Esattamente, sì. Esattamente. Pronto? Okay. Ci sei? Hai sentito? Hai sentito? Sì, ho sentito benissimo. Va bene. Grazie. Grazie a te per averci chiamato, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ci sono delle domande alle quali non sempre è facile trovare una risposta, ma noi abbiamo anche le risposte per quelle, con la nostra Laura Sidoti. Allora, come glielo spiego? Che cosa ci spiega oggi Laura? Come rispondere alla domanda? Me lo compri? Dai, ma perché non posso avere tutto? Oppure quando si va in edicola, dai, comprami almeno qualche cosa. Allora, la risposta che do io di solito è: perché, come vedi, hai già tantissime cose, c'è sempre qualcosa di più nuovo e più bello e non ti basta mai nulla. Quindi non è possibile avere tutto. Però in questo campo, anche qui, la teoria ci viene in aiuto. E adesso ne spiego un paio di queste teorie da me testate nella pratica, alcune con successo, altre delle bufale pazzesche. La prima: secondo gli esperti bisognerebbe validare i sentimenti del bambino. Faccio un esempio di che cosa vuol dire. Un amico ci chiede in prestito la macchina, gli rispondiamo: no, non te la do. Quello pensa che siamo dei cafoni. Se invece gli dicessimo: guarda, so che ti serve, però oggi ne ho bisogno io, allora lui accetterebbe il diniego in maniera un po' più serena. Stessa cosa con il bambino. Se tu gli dici, magari di fronte alla richiesta di una macchinetta: so che ti piace da matti e che lo vorresti, però sai, vedo che ti piace proprio tanto. Ecco, mio figlio mi ha risposto: ecco, vedi, pure tu ti rendi conto che sta macchinetta è una bomba, compramela allora. Questa teoria non ho capito dove si basi, dopo magari ce lo spiega lui. La seconda opzione, la regola, è chiarire subito che cosa il bambino si deve aspettare. Stiamo andando al supermercato e gli diciamo: guarda, non possiamo comprare tutto, abbiamo bisogno delle uova, del detersivo e basta. Quindi questa teoria ha il pregio di poi poter essere declinata in mille situazioni, anche nel caso del negozio di giocattoli. Guarda, andiamo a comprare una bambola, una scatola di giochi, un Lego, oltre a questo limite non si va. Ok, terza via invece, conosco tanti genitori che l'adottano: glissare. Guarda, magari non oggi, domani. Oppure, perché non la metti nella tua lista dei desideri, che magari te la portiamo un'altra volta? O ancora gli dici: risparmia sulla tua paghetta e magari te la prenderai. O l'ultima, la più bella: guarda, se facciamo adesso svelto, se non mi chiedi tante cose, andiamo a casa e giochiamo assieme, poi però onorare la nostra promessa. Al supermercato il glissare di buono può essere declinato in mille modi, e qua le maestre ringrazieranno con tutte delle attività che sono requisite per l'apprendimento. Contami i limoni nel sacchetto, cerca il numero della corsia a seconda dell'età, oppure cerca la tua iniziale nel pacco della pasta qua se la trovi, oppure aiutami a cercare quella cosa tipo caccia al tesoro. Ok, arrivati alla cassa però, che di solito è foderata di schifezzine e bombe al glucosio, a quel punto bisogna tenere pronto qualche cosa. Se lui ti chiede: ah mamma, mi compri questo, mi compri le tic tac, pezzo di pane in bocca, un chicco d'uva, quello che ti capita. Se invece il bambino è inappetente, galleria del telefonino, delle foto, lì ho visto che funziona benissimo. Ma se ancora vi chiede:
tutto quello che vede. A questo punto bisogna educarli a un consumo responsabile, a leggere in modo critico la pubblicità. Se vede la pubblicità, digli: ma sei proprio sicuro che quella pista lì ti renderebbe proprio così felice, che ne hai bisogno? Oppure sei sicuro che mangiando il budino Vruz ti sembrerà di tuffarti in una tazza di latte? Guardate, io l'ho provato, i bambini non sono assolutamente scemi, anche a 4 anni riescono a capire che il messaggio pubblicitario li vuole indurre a consumare, e quindi ne sarete sorpresi, smettono di fare richieste assurde. Ecco, ma io a questo punto vorrei andare, una cosa velocissima, vado, so che poi dobbiamo lanciare il filmato, da Elizabeth, ma semplicemente dire di no a questi bambini, senza stare a filosofeggiare, no. E io lo faccio. Oh, non avevo dubbi, basta non andare sulla mamma italiana. Io lo faccio e basta. Funziona? Sì, sì, funziona, perché poi è una questione di principio. No, no, non te lo compro. È una bastonata anche in fronte. Ecco. Così. Da sempre è stato così, quindi lui sa che se dobbiamo prendere il giocattolino per suo amico, andiamo nel negozio, ma si compra solo per tuo amico, tu non c'entri niente. E lo accetta, perché è una regola. Perfetto. Chiarisci. Adoro Elizabeth. Andiamo da Alessandro Di Sarno, che cerca di capire se siano meglio le scuole pubbliche o quelle private. Oh mamma. I'm going off the top. Siamo in periodo di iscrizione, scuola privata per i bambini, scuola pubblica, scuola steineriana. Scuola pubblica. Io sono per la scuola pubblica, anche perché io lavoro nella scuola pubblica. Mamma? Mia. Mia, perché la scuola privata, la scuola steineriana, si rivolge a un pubblico un po' di elite. Ricercato, sì. Sì. La scuola pubblica ha avuto problemi in passato, li ha tuttora, ma comunque... dà delle garanzie. C'è un po' di tutto secondo me nella pubblica e si fa esperienza. Ci sono più possibilità e più equità per tutti. Nella scuola privata spesso il personale docente viene reclutato senza dei regolari concorsi. Mamma? Mamma mia. Private, vabbè, se uno se lo può permettere, io non vedo questa grande differenza. Però se lei avesse i soldi, le possibilità economiche, manderebbe i suoi figli alla scuola privata? No, preferirei pubblica, per un rapporto anche sociale diverso, perché c'è un po' di tutto. Mamma mia. Allora, al volo, due battute prima di andare in pubblicità. Nonna Silvana, meglio pubblica o privata? Ma i miei nipoti vanno tutti quanti alla scuola pubblica e si trovano bene. Probabilmente perché sono fortunati e hanno delle scuole pubbliche molto belle, tra cui l'asilo, certo, dipende, col giardino. Da che Cristina, ecco. Al volo? Scuola pubblica finora, adesso stiamo valutando, perché Yasmin deve cominciare l'elementare, se mandarla alla scuola del quartiere o alla scuola steineriana. Va bene, quindi si valuta. Andiamo in pubblicità, vi aspetto tra pochissimo, continuate a contattarci, a scriverci. Mamma mia che settimana, torna in diretta tra poco. I'm gonna want the job. Alcuna verità sull'educazione dei figli, ma soprattutto su come l'essere genitori. Semplicemente siamo qua a chiacchierare, a cercare delle nuove vie e a confrontarci per sentire le esperienze altrui. E proprio perché di esperienze altrui sono molto curiosa, voglio sentire da Simone Spezia i commenti arrivati finora sia sulla pagina, sì, Facebook che sul nostro sito. Sì, allora c'è moltissimo sugli asili nido. Bene, ve ne dico due o tre. Allora, innanzitutto una coordinatrice di un asilo nido che si collega a quanto abbiamo detto, dice: non solo i genitori non sopportano le malattie dei bambini, spesso e volentieri li mandano anche se non sono guariti del tutto, facendo ammalare tutti gli altri. Questo chiaramente per loro è un problema. Poi ci scrive invece Nicole: con quello che si è sentito ai telegiornali riguardo alcuni asili, il mio compagno non ha voluto mandare la bambina al nido e dice che fino a quando non sarà in grado di parlare non se la sente. Dice: quindi la manderemo direttamente alla materna a 3 anni. E è interessante anche quello che ci scrive Annalisa.
che parla di una ricerca della Fondazione Agnelli che esplicita che il rendimento cognitivo scolastico, il rendimento dei bambini scolastico nella scuola primaria è superiore per quelli che hanno frequentato il nido. Allora, ha ragione, però l'informazione è incompleta in realtà. Perché... Ma vi risulta? Aspetta che andiamo in diretta. È vero, la prescolarizzazione è assolutamente raccomandata. È vero, attenzione, ma l'informazione è incompleta perché in realtà la ricerca della Fondazione Agnelli dice anche che lo sviluppo cognitivo del bambino nelle scuole primarie è superiore per i bambini che non vanno al nido e hanno la madre a casa. E quindi solamente se la madre lavora e lo manda al nido lo sviluppo cognitivo è superiore. Se la madre invece sta a casa e lo manda al nido, ma farebbe meglio non mandarlo. Ma che cosa ne sa il bambino? Ma scusami, ma di che cosa sta facendo la madre? Cioè, col bagnino nello spogliatoio dipende della palestra. Dipende dal grado di scolarizzazione della madre, della sua passione per stimolare il bambino. I bambini di oggi sono più evoluti. È una ricerca, attenzione. Però ci saranno dei parametri anche lì, avranno esaminato per anche... Carlo, secondo te? Secondo me è abbastanza probabile che i bambini che vanno al nido siano molto più abituati a stare in una struttura scolastica e quindi che il rendimento evidentemente sia molto più alto. Bisognerebbe vedere poi andando avanti, perché è probabile che questa curva si riunisca, cioè che a un certo punto anche quelli che hanno iniziato dopo, correndo nel loro piccolo, riescano a raggiungere gli altri e si mettano al passo. Come si dice con i bambini, quando devono imparare a camminare, camminiamo tutti, se poi uno inizia a 8 mesi, no Piero? Sì, quindi siamo da punte da capo, se il dilemma è rimasto uguale. Cioè, andiamo o non andiamo a scuola? Per me sì. Per te sì. Per te? Per cosa a livello di che impressione hai? Guarda, a livello di rete? Sì a o no? Livello di rete sono molto divisi, esattamente come siamo noi. Certo. Esattamente come siamo noi. Va bene. Lorenzo Fantini, è il tuo momento, è il momento della ricetta. Bene, ciao Camilla. Direi allora, che è il momento di provare a rispondere all'annosa domanda: come far mangiare le verdure ai miei figli? Sì. Proviamoci. La risposta è: per esempio, cremine. Basta che tu non mi abbia messo il curry ovunque, poi... Il curry non l'ho messo ovunque, però bravo, ti ho riservato una bella fetta di pane su cui spalmare una bella cremina di ceci, che certo, sono sicuro apprezzerai. All'uscita di qua non vedo l'ora. Non vedi l'ora, ecco. Certo, benissimo. Allora, praticamente cremine, quindi tanti colori, tanta manualità anche per coinvolgerli e soprattutto tante verdure di stagione colorate, sane e vitaminiche. Oggi ne abbiamo presentate 3 delle potenzialmente infinite cremine che si possono preparare, perché le verdure invernali, tengo a precisarlo, sono in realtà tantissime e buonissime. La prima è una crema di carote, un pizzichino di zenzero in polvere, io ce l'ho messo perché insomma si sposa in maniera fantastica. Certo. Se no, se non volete usare lo zenzero in polvere, carote con un po' di limone, quindi aggiungiamo ancora vitamina C. L'unico utensile importante in cucina, secondo me, al di là proprio del mestolo e coltelli, è un frullatore a immersione, in questo senso ci aiuta tantissimo. Le carote basta semplicemente scottarle al vapore, anche perché sapete che la verdura meno si cuoce e più mantiene la proprietà. Una seconda cremina a base di sempre di verdure è questa, realizzata con broccoli, rucola e un po' di basilico o menta, sempre olio di oliva, volendo un cucchiaino di limone spremuto ci sta sempre bene. Una terza ed ultima, più proteica e meno vitaminica, più proteica perché è a base di ceci e diciamo è una sorta di versione light del classico hummus arabo. Quindi abbiamo ceci sbollentati, cotti e sminuzzati con olio di oliva, anche qua succo di limone, poi naturalmente aggiungendo un cucchiaino di tahina, che sarebbe questa crema di sesamo, secondo me raggiunge un livello altissimo. In ogni caso anche sul ceci, limone, olio di oliva, con il sale quanto basta. Poi naturalmente i genitori, dopo averli dato ai bambini, possono renderli un pochino più stuzzicanti, aggiungendo per chi lo ama un po' di peperoncino, per esempio, no? E qualche altra spezia. Ecco, ma i bambini... I bambini diciamo che se le gustano. Allora, queste qui sono estremamente versatili, perché possono essere utilizzate sia per una merenda, ma possono essere utilizzate anche per condire del semplice riso. I bambini spesso vogliono il riso, la pasta in bianco, oppure con un po' di pomodoro. Quindi sostituendo al sugo classico o al pesto, per esempio, questa con broccoli e rucola o questa di carote, va benissimo anche per la pasta. Va benissimo per accompagnare il riso, idem la crema di ceci, che di per sé ha un valore nutritivo particolarmente alto, soprattutto rispetto alle proteine, diciamo. La preparazione, come dicevo,
molto semplice, l'importante è non fare cuocere troppo le verdure. Perfetto. E il brodo che avanza, come sai, la mia passione, cerchiamo sempre di bercelo. Noi. Noi, grandi. Esatto, roba che si cerchi piccoli. Di farlo, di bere ai figli. Non ce la faremo che mai, non ce la faremo comunque mai. Grandi proprietà nutritive. Assolutamente, soprattutto vitaminiche, sì. a parte appunto i ceci, e grande vitamina. Tutti i bambini possono mangiarlo? Direi che questo possono mangiarlo tutti i bambini perché sono privi di derivati del latte e privi di glutine. Quindi assolutamente proprio per tutti, grandi, piccini, e anche da divertirsi con loro. Perfetto. Grazie mille, grazie a Lorenzo Fantini. Allora, vorrei sapere più o meno quanto manca alla fine della diretta, però intanto andrei a prendere forse una telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Chi sei? Da dove chiami? Sono Daniela, chiamo da Forlì. Perfetto, prego Daniela. Volevo fare una domanda al pediatra. Io ho un bimbo di 2 mesi e martedì dovremmo andare a fare il primo vaccino. Mi chiedevo se non fosse il caso di rimandarlo di qualche giorno, visto l'ondata di gelo che ci sta colpendo e visto che è il periodo del picco dell'influenza. Ok, quindi cosa fare con i vaccini? Buonasera, innanzitutto. No, buonasera. L'unica controindicazione all'effettuazione di una pratica vaccinale è solo il bambino che non sta bene, ma se il bambino sta assolutamente bene, direi che anche se c'è freddo fuori può fare il vaccino. Se poi si tratta soprattutto del primo vaccino, che credo che sia l'esavalente, la signora si sta riferendo all'esavalente, sì. La deve fare, assolutamente sì. La condizione sine qua non è proprio quella, assoluto benessere del bambino. Se il suo figlio sta bene, lo porti a fare la vaccinazione. Quindi non c'è il rischio che le difese immunitarie siano più basse? Solo perché c'è freddo? Sì. No, assolutamente. D'accordo. Va bene? Grazie a te per aver chiamato. Ciao, buona serata. Allora, ci arrivano delle domande. Olesia, ho un bimbo di 2 anni e mezzo che costantemente cerca dolciumi nonostante gli si dica che non sempre si possono mangiare. Piange ed urla e non so davvero come gestire la situazione. La apro a voi tre la domanda, nel senso... da pediatra, perché fanno male i dolci ai bambini? L'eccessivo consumo di dolci può portare a problemi dal punto di vista dei denti, ma bisogna capire se non ci sono problemi di base nell'assunzione dei dolci. In maniera moderata possono assolutamente assumere dolci. Se poi però questo è un problema più di capriccio che di altro, io passo la palla a questo punto al Carlo, mio collega. Esatto, allora come gestire i capricci? Voglio giupa giupa, voglio la caramella... Io sono molto d'accordo con quello che si diceva prima. Quando è un capriccio non c'è da dare una spiegazione, si dice di no, perché davanti a un capriccio non è un problema di spiegazione, è il problema di confronto col limite. È molto importante che i bambini si confrontino col limite, prima o poi si confronteranno, è meglio che inizino prima, perché più tardi si confrontano e più difficile per loro sarà affrontare la frustrazione che ne deriva. Ecco, ma una domanda che faccio a tutti voi. Ad esempio, io sono troppo severa perché non permetto più di un ciupa ciupa alla settimana? No, vabbè, però l'abitudine è vero, gli zuccheri raffinati sono uno dei mali della nostra società. Cioè, a me già girano le balle così, perché pensare che una bambina... Sai che cosa si può fare? Io ho fatto vedere ai miei figli quanto zucchero c'è dentro una lattina di Coca-Cola. Ho preso un bicchiere, ho preso un cucchiaino da tè, gli ho fatto vedere che dentro ce ne stanno, dentro una lattina, 10 cucchiaini. Li ha impressionati così tanto che adesso non la chiedono così spesso. Ma perché? Perché gli dici che fa male, lo capiscono? Perché sì, il lo sanno, di gli spieghi dei denti, sì, gli spieghi di tutto. I bambini gli puoi spiegare un po' tutto, gli dici ti fa male, ti fa male i dentini, ti sembra e lei buono, mi dice mamma dopo me li lavo. L'insegnamento. Vedi, è curva. Prego. Poi pure si può fare inventare un ciupa ciupa a Lorenzo, no? È vero. Si può fare inventare un ciupa ciupa a Lorenzo. Ci inventi per favore dei ciupa ciupa basso contenuto di zucchero. Buonasera, bimbi, il primo 2 anni e 8 mesi, il secondo 10 mesi. Il primo è molto geloso del secondo e continua a rivolgersi al più piccolo picchiandolo e allontanandolo dai giochi. Come si può fare? Abbiamo già trattata la gelosia, però al di là di portare il regalino, di cercare di coinvolgerlo... Ma io solitamente quello che faccio si avvicina molto a quello che diceva la signora prima, cioè il coinvolgimento nel dialogo col fratellino più piccolo, per cui mi sembra che possa essere la chiave d'accesso a questo. La difficoltà quando ci sono due fratelli è che si passa da una relazione tra adulto e bambino a una relazione triangolare, cioè
in cui ci sono un adulto, due bambini e anche due bambini che comunicano fra di loro. Certo. Se noi creiamo una comunicazione tra i due bambini e non soltanto una comunicazione competitiva con l'adulto, questo facilita. Quindi quello su cui dobbiamo lavorare è il rapporto tra di loro. A proposito di questo, mi inserisco e lo faccio puramente a scopi personali, lo dico. Uso questo spazio. Allora, benissimo, creare il rapporto. Ma se io do la neonata in braccio alla bambina di 2 anni e mezzo seduta, evidentemente non è che deve correre nel corridoio, è pericoloso, devo disinfettarle le mani, a che età posso? Cioè, fidarti che la tenga in braccio bene, nessuno ti potrà mai dare una risposta. Io te lo sconsiglio comunque. Perché? Ma perché magari facilmente si può distrarre e lasciarla cadere per prendere un giocattolo. No, io sono lì con lei. È lì con lei, a livello di malattie, di respirare addosso. Ma sai, per il fatto che sono fratelli, indubbiamente si trasmetteranno qualche malattia. Per cui questo non puoi mettere un limite, non puoi mettere un filtro. Il coinvolgimento è farla diventare, non so, magari una piccola mamma anche lei, nel senso aiutami a cambiarla, vammi a prendere il pannolino. Però quelli può accarezzarla, perché io vedo genitori che fino ai 3 o 4 mesi non toccare la bambina in culla, non toccare la bambina in culla. Ai bambini si insegna tutto. Per cui con la delicatezza, assolutamente sì, certo. Non solo, ma bisogna spiegare ai bambini, e si riescono a capirlo già da piccoli, che ci sono delle cose che possono fare in presenza del genitore e altre cose che invece non vanno fatte in presenza del genitore. Allora, se in presenza del genitore possono prendere anche il neonato con l'attenzione di tenere la mano sotto la testa, però questo gli va detto, tu non lo puoi non fare se non c'è la mano. Ok, ultima telefonata al volo, pronto? Ciao Camila. Ciao. Sono Valentina. Ciao Valentina, prego, domanda velocissima. Velocissima, il mio bimbo ha 3 anni, ha l'otite, lo sto curando con gli antibiotici, volevo capire se posso fargli il bagnetto, cioè soprattutto se l'acqua gli può andare nell'orecchio o no. Certo, questa devo dire è una domanda tipica in questo periodo dell'anno, perché è vero, è una cosa che mi sono chiesta anch'io. Sì, allora, a domanda veloce e risposta veloce. Bagno sì, però occhio a non bagnare le orecchie, per cui quindi bagnetto... No doccia, è sconsigliabile il bagnetto, chiaramente se il bambino ha la febbre, ma non mi sembra di capire che suo figlio abbia la febbre. No, soltanto lo dico. E allora molta cura nel non far entrare l'acqua nelle orecchie. Cotone? Diciamo senza lavare i capelli, quindi. Sì. Ok. Va bene Valentina? Grazie mille. Grazie a te per aver chiamato, ciao, buona serata. Ciao. Allora, poi vado avanti invece io con un'altra... Ci scrive una nonna, bambino di 5 anni, mio nipote preferisce giocare con le bambole piuttosto che con le macchine. Cosa vuol dire... Parliamo un'altra volta. 5 anni. Ma potrebbe, guarda, ci sono momenti. Prego, chi vuole rispondere? Ci sono dei momenti in cui non c'è una perfetta sincronia dell'identità sessuale e dell'identità di genere nei bambini, no? Cosa che poi non so se puoi non confermare. Ma cose... è un problema. No, assolutamente non è un problema, anche perché siamo noi che vediamo un problema di identità sessuale. Esatto. Ma può essere semplicemente che il bambino gioca con le macchine perché gioca con qualcosa di meccanico, invece gioca con le bambole perché gioca con qualcosa che va a rappresentare la figura umana. Certo. E poi soprattutto non dimentichiamoci che spesso i bambini, maschi o femmine che siano, spendono moltissimo tempo a osservare la mamma e quindi di base faranno, cucineranno, cercheranno di imitare la nonna, la tata, insomma. Infatti, non è che la figura cucina. Femminile c'è ed è presente, non è che gli archetipi si sono assolutamente disintegrati perché siamo una società so-called moderna. Va bene, abbiamo finito anche la puntata di oggi, io vi do appuntamento non solo a domani sulla 7D alle 17.40 per un'altra ora con tutte le vostre segnalazioni e le vostre domande in diretta, ma vi ricordo che saremo domenica in onda sulla 7, mi raccomando cambia l'orario, saremo in onda alle 14, quindi vi aspetto domani e poi domenica alle 14. Grazie, buona serata, ciao! Don't want the job to be nella puntata di oggi.